Il barocco è un movimento artistico che si sviluppa nel corso del Seicento. Riguarda principalmente l'architettura e le arti figurative. Coinvolge però anche la letteratura, il teatro e la musica. Il termine barocco sembra derivare dall'espressione portoghese aljofre barroco, che indica una perla di forma irregolare. L'arte barocca è sontuosa e spettacolare. È caratterizzata da linee curve e superfici mosse, da forti contrasti di luce e ombra, dalla ricerca di effetti drammatici. Prevale l'intento di suscitare stupore e meraviglia, intento che si ritrova sia nelle arti visive che in letteratura, teatro e poesia. Nel Seicento gli equilibri che avevano dominato l'epoca rinascimentale si incrinano. Le scoperte scientifiche dimostrano che l'uomo non è al centro dell'universo. Ne deriva un'immagine della realtà molto complessa e articolata, che si traduce nelle forme sovraccariche dell'arte barocca. Nelle opere di questo periodo, la prospettiva centrale lascia il posto a una molteplicità di punti di vista che complica la visione. Tra i massimi esponenti dell'arte barocca spicca Gian Lorenzo Bernini, scultore e architetto, lavora prevalentemente a Roma. A lui si deve il grandioso colonnato di Piazza San Pietro, realizzato in forma ellittica a simboleggiare l'abbraccio della Chiesa verso i suoi fedeli. Le sculture di Bernini, caratterizzate da elaborati panneggi e dalla ricerca di effetti drammatici, esprimono appieno la sensibilità barocca. Il gruppo statuario di Apollo e Daphne, opera di Gian Lorenzo Bernini, è uno dei più importanti capolavori dell'arte barocca e insieme una delle testimonianze più significative della mentalità e della cultura del Seicento che si identifica con il barocco. Il soggetto non era nuovo nella storia dell'arte, ma gli scultori si erano ben guardati dall'affrontarlo. Bernini osò quanto sino ad allora era apparso impossibile: rappresentare nel marmo un corpo umano che si trasforma in pianta. Nelle Metamorfosi, il poeta latino Ovidio narra che il dio Apollo, travolto da una passione incontenibile, inseguiva la ninfa Daphne. La fanciulla, che invece provava repulsione per lui, non voleva neppure essere toccata e scappava. Durante la corsa, ella implorò il padre, il dio fluviale Peneo, di salvarla. Così, al tocco di Apollo, venne trasformata in albero di alloro. Nel capolavoro di Bernini, Apollo riesce a raggiungere, alla fine di una lunga corsa, la bella Daphne e questa, sfiorata dalle dita del giovane, inizia la sua trasformazione in albero. Come sono disposte le figure? Mettiamole a confronto con una incisione dello stesso soggetto eseguita nel 1515. Nell'arte del Seicento si esprime un'idea dello spazio come dimensione infinita e non misurabile. La composizione di Apollo e Daphne del Bernini, infatti, è irrisolta, aperta, eccentrica. Nell'incisione, invece, l'artificiosità ostentata delle pose si risolve in una forma articolata ma chiusa. Solo il braccio all'estrema destra dell'immagine suggerisce una direzione esterna alla composizione. Passiamo ad osservare il tempo dell'azione rappresentata. È il medesimo istante ad essere raffigurato, ma c'è qualcosa che distingue le due interpretazioni. Una delle due immagini è un fotogramma immobile, l'altra esprime l'idea di una metamorfosi e di un dinamismo che si realizza sotto i nostri occhi. E anche nella rappresentazione dei sentimenti, la scultura di Bernini è animata da una forza completamente nuova, appresa dai grandi maestri dei primi del Seicento. La scena raffigurata da Bernini è insieme spettacolare e terribile. Daphne, terrorizzata, si protende in avanti, mentre la metamorfosi in pianta di alloro ha già inizio. Dalle dita dei piedi si allungano già le radici, una corteccia inizia a coprire le gambe e si allunga fino ai fianchi. Le mani e i capelli diventano rami e foglie, lo slancio si blocca. Apollo è incredulo, ma in quanto dio della razionalità si mostra impassibile. Nel celebre quadro del Pollaiolo, alla rappresentazione drammatica dei sentimenti e alla meraviglia di fronte alla metamorfosi della ninfa, erano stati dati uno spazio molto più limitato. Qui invece è la teatralità dell'azione e dei sentimenti a diventare protagonista.
Filippo Baldinucci, testimone dello stupore destato dall'opera, racconta che, non appena fu fatta veder finita, se ne sparse un tal grido che tutta Roma concorse a vederla per un miracolo. Bernini era riuscito a catturare i desideri e gli interessi di una città e di tutta un'epoca. Negli stessi anni Pietro da Cortona decora chiese e palazzi con affreschi spettacolari che sembrano sfondare il soffitto e le pareti, dilatando gli spazi. Numerose opere di arte barocca si trovano nelle chiese, nei palazzi e nei musei di Roma. Esempi di architettura barocca si trovano anche in Puglia e in Sicilia.